Bella a tutti ragazzi e bentornati su KinoTV Oggi faremo un video un po' diverso dal solito Perché un po' diverso? Perché non vedremo armi, non vedremo eroi, non vedremo tattiche, non vedremo nulla di tutto ciò Non faremo neanche un piccolo tutorial Voglio condividere con voi la beta del nuovo sito di Fortnite Salva il Mondo Non ufficiale, però sviluppata da un terzo utente Però fantastico, secondo me ha delle opzioni fantastiche su cui andremo a divertirci in questo video E che voglio condividere con voi Innanzitutto in prima pagina come vedete noi possiamo trovare tutte le missioni che riguardano le missioni che sono disponibili ora, però non è ancora sviluppata abbastanza bene questa parte, per questo io vi lascerò in descrizione due link, il primo è di questo sito, il secondo sito sarà un altro dove potete tenere d'occhio le missioni, appunto come vedete qua a sinistra, un pochino più semplice, più strutturato bene, dove potete tenere d'occhio le missioni in tempo reale. Però noi non ci concentreremo su questo sito, io mi concentrerò su questo perché ha delle funzioni particolari e secondo me anche molto divertenti Andiamo subito a vederle insieme Innanzitutto questo sito dispone della Leaderboards Cos'è la Leaderboards? È, la Leaderboards è tipo una top di player, i top player, in questo caso su Salva il Mondo come può funzionare? Se non eh, andando a vedere le, le risorse di ogni, singolo, di ogni singola persona. Tenendo d'occhio questa pagina possiamo vedere, per esempio, il primo al mondo quanti Pie Superstiti ha. Come potete vedere ne ha 258 milioni, raga. Ebbene sì, avete visto bene: 258 milioni. Io quanti ne ho? Ne ho 16 milioni. Beh. Diciamo che non sono povero anch'io, però lui 258 milioni stravolge proprio le classifiche raga Cioè avete visto, se noi scendiamo a 25, il numero 25 al mondo ne ha già quasi 60 milioni Non è difficile entrare nella top 25, se mi, se mi concentro un po' un paio di giorni potrei anche entrarci Vole, Vorrei lanciarmi questa sfida Poi andiamo avanti, pie eroe, per fortuna i nickname sono censurati <ride> I PROE al mondo sono 131 milioni, ovvero il ragazzo che ha più PROE al mondo in questo momento ne ha 131 milioni. Io in questo momento ne posseggo 7 milioni e 35 mila. Pensavo un po' di più, eh raga, sinceramente pensavo di averne un po' di più. Non so perché ne ho così pochi. Poi procediamo sui pie progetti Il primo al mondo ne ha 135 milioni, raga, 135 milioni pie progetti Invece il vostro Kino TV... Ne ha 5 milioni e 100 mila. Beh, direi che sono sempre una briciola a confronto a loro. Però, se andiamo, scendiamo la lista, come vi ho insegnato poco fa, il venticinquesimo al mondo ne possiede solo 30 milioni. Solo. Sempre tra molte virgolette que queste mie affermazioni, no? Adesso viene la parte divertente. Qua ci sono gli stravantaggi e i vantaggi, raga. Gli stravantaggi non comuni, come vedete, il primo al mondo ne ha 103 mila. Invece, io ne possiedo solo 19.000, raga. Canzone triste in sottofondo, per favore, regia. 19.000 non sono niente. Poi, gli stravantaggi rari. Gli stravantaggi rari, il primo al mondo ne possiede 215.000. Madonna. Io invece 23.000, ne ho già di più di... rispetto ai stravantaggi non comuni. Poi, gli epici, che sono quelli infarmabili, sono quelli che. Mamma mia, ne ho sempre bisogno. Ecco, il primo al mondo ne ha 185. Ma come fate, raga? Cioè, svelatemi il vostro segreto. Io ne ho soltanto 6.000, una briciola. E i leggendari, vabbè, qua il primo si è superato veramente, 329.000, però i leggendari si farmano in grande quantità e soprattutto si usano anche in grandi quantità. Sono curioso dei rivantaggi Il primo al mondo infatti ne ha 501.058 e, e 580. Io invece 45.280. Non sono pochi, eh, comunque i miei. Partiamo da questo presupposto che non sono pochi, c'è gente che comunque non riesce a cambiare le perk. Infatti, il 25esimo ne ha: vabbè, 159.000, raga, direi che, comunque, è tanto. Cioè, guardate, facciamo un paragone con i miei. Io sono sempre una piccola briciola per ora. Ma andiamo alle gocce di pioggia e più o meno ai materiali mi concentrerei più sulle gocce di pioggia 157.000 raga noi ne abbiamo 2.000 che comunque non sono poche cacchio con 2.000 riesco a potenziarmi tante tante cose eh. fulmini bottiglia 55.000 io sempre 1.000 1.450 poi occhi della tempesta 22.000 invece io 552 scudi della tempesta scudi antitempesta 12.000 addirittura io invece ne ho 716 Attenzione 716 raga Ora viene una delle parti più belle secondo me I mini lama Io ne tengo 368 Ma il primo al mondo ne ha 5630 Cioè quante difese deve aver fatto? Secondo me la mattina entra e dice Ok difesa giornaliera Poi dopo mangiato difesa dopo pranzo E la difesa dopo cena Solo così riesco a farmare tutte queste cose Com'è possibile? Addirittura i biglietti primavera a 160.000. Io malapena riscoprirmi un altro lama per cercarmi la falce nuova con la perk nuova. Questo è pieno di biglietti. Com'è possibile tutto ciò? Sono player che giocano da tantissimo, raga. Ovviamente. Ovviamente sono player che giocano da quando magari c'è l'alfa del gioco. Addirittura. Ma i top profil data, cos'è? Eh, questo, raga, è interessantissimo. Se siete curiosi, vi consiglio di continuare a guardare il video. Questa è una classifica delle persone che. Per esempio, hanno il livello del registro raccolta più alto, oppure hanno fatto più giorni in login, sono a 625 il primo al mondo, io sono intorno quasi a 500 giorni, sono io. Nel livello del registro raccolta invece, non ve l'ho detto, scusatemi, mi stavo quasi per dimenticare, io nel registro raccolta sono a livello quasi 213, quasi 213, essere a livello 500 vuol dire essere tantissimo. Cioè, devi aver messo anche cose in scaglia buia, potenziate, perché sennò no non ci arrivi a, a sto livello. Zone completate: 14.959 il primo al mondo. Noi lo vedremo dopo, perché vedremo la sezione del mio profilo. Si può vedere so solamente da lì. Il livello comandante: eh, questo è un po' ambiguo, perché a me Massimo rimane a 310. Adesso bisogna capire, non capisco bene a cosa si riferisca. Fa niente, lo trapassiamo. Maxed schematics. cosa sono i Maxed Schematic? Sono i progetti maxati full per coro In questo caso abbiamo il primo al mondo che ne ha 221, full per coro tutti maxati al 130 È interessantissima questa cosa perché riescono a tenere traccia anche di tutte le nostre cose Adesso bene o male anche se ricicli un progetto ti ridà le risorse quindi non ci vai a perdere Però chissà quante altre persone che ci sono Ah ci tengo anche a precisare che se voi non avete collegato l'ID Epic... A quello del PSN, giocate su PSN ovviamente non potreste comparire in queste liste, quindi sono attendibili al 90%, diciamo, perché ormai un buon 90% penso che li abbia collegati gli account. Comunque abbiamo anche gli eroi maxati. Io avevo fatto un video poco fa, sì, da quel video ho tirato su altri eroi, ma non più di una decina, eh. Eh, rimarrei sempre sui 90, quasi 100 eroi. Il primo al mondo invece ne ha 217. In totale non so quanti siano gli eroi, eh? magari lo scopriremo in futuro. Ora siamo passati all'ultima fase, ovvero manuali d'addestramento, oro, eccetera, eccetera. In questo caso ci fa vedere solo i manuali e l'oro. Non so se con i manuali comprendono i design armi, i design trappole e i manuali d'addestramento. In questo caso io lo tralascerei a questo punto, tanto non è tanto attendibile, mi concentrerei più sull'oro. Ecco, Jay Brooks... Come fai? Come fai se hanno aggiunto la funzione che puoi accumulare l'oro da nemmeno un mese? Come fai a averne già 250.000? Quasi. Noi facciamo fatica a comprarci lo shop. Cioè, ho iscritti che si lamentano che a momenti non possono comprarsi gli eroi, poverini, e questo ne ha 250.000. Cioè, pensate quanto grinda dalla mattina alla sera. Pensate quanto grinda. Raga, tantissimo e non è il totale da quando ha iniziato a giocare adesso, perché sarebbe troppo poco, allora in quel caso 250.000, se consideriamo che ogni settimana ne spendiamo 5.000, vale a dire che sono più o meno 10 100 settimane in cui lui ha speso tot soldi, tot oro. Ok, raga, io ho aperto il profilo di Jay Brooks, quello con 250.000 di oro, guardate dov'è, l'avevo visto, eccolo qua. Come vedete, lui ha 250.000 Seasonal Gold e andiamo a vedere Kino TV invece il suo Seasonal Gold a quanto ammonta. Ecco, infatti il Seasonal Gold mi ammonta a 13.000. Come dicevo, non è il totale, cioè loro non vi fanno vedere il totale da quando avete iniziato a giocare, cioè lui in questo momento ha proprio 250.000 di oro. Tantissimo, io già mi sento ricco comunque con le mie risorse. Eh? Io vi lascerò il link di questo sito in descrizione se siete interessati. Guardate che è molto molto interessante. Magari per perderci giusto quei 10 minuti ogni tanto. Ve lo consiglio perché potete anche tenere traccia dei progetti vostri, ma non solo dei vostri, anche di quelli dei vostri amici. E di chi volete, insomma, guardare anche la mia squadra se avete visto c'era il ninja. Ecco qua: allora, addirittura qua mi fanno vedere tutte le mie armi. Guardate, tutte quelle full perk. Lancia Halloween, Frostbite, tutte full perk, a parte qualcuna no ovviamente. Ed è molto molto carino secondo me. Strutturato bene. Potete tenere tener traccia anche delle vostre allerte. Tener traccia di tante tantissime cose, raga. E questa è solo... La pagina 1 di 50 di tutti i miei progetti Se volete dare un occhio a voi basterà scrivere il mio ID di Epic in questo sito E troverete tutte le informazioni necessarie Qua vi fanno vedere le allerte, noi abbiamo tre allerte al giorno Vi fanno vedere anche ogni singola allerta in quanto tempo tra un po' vi ritorna diciamo Potete tener traccia anche di quanti V-Bucks avete speso per togliere gli eroi dal registro. Potete tener conto delle mie zone completate, del livello del mio registro. delle strutture costru costruite in totale? No, ma il massimo che raggiunge il countdown è quello dei trofei, appunto. I gnomi, stessa cosa, il massimo che arriva a 100. I superstiti? No, i superstiti continuano a salvarceli, continuano a contarceli perché non ho ancora raggiunto il limite. Sì, lo so. Gioca con altri, gioca in compagnia. Non lo faccio molto spesso, anche se dovrei farlo. Le zone esplorate sono a 1265. Le ceste, cioè i tesori aperti, ovviamente mi dice il massimo, che è sempre il massimo, anche come mostri della nebbia. Di quando c'era l'obiettivo che sono 300 i tesori e 20.000 i mostri della nebbia non vanno oltre questi countdown purtroppo eh, mi sarebbe piaciuto vedere a quanto sarei potuto ammontare diciamo. Questo sito è molto molto interessante raga io ve lo consiglio potete trovare anche build molto sbizzarrite create da utenti potete cercarle in varie pagine e che dire io spero che questo video non sia venuto lunghissimo ora farò qualche taglio netto qua e là e dovrò anche aggiungere la parte in cui vi faccio vedere le mie risorse durante il video, che dire, voi lasciatemi un like perché se mi lasciate un like sotto questo video ci faremo più di un episodio, magari continueremo a farlo una volta al mese, un, non lo so, magari vedremo anche come strutturare questa serie di episodi, perché a me piace molto perderci il tempo qui sopra, fatemi sapere la vostra con un commento, io non vedo l'ora di leggervi, vi saluto per oggi, bella bella!